è innanzitutto una vetrina che porterà Piacenza fuori dagli stretti confini delle mura farnesiane, proprio perché Piacenza ha tanto da dare, ha tanto da svelare, sia dal punto di vista culturale e turistico, ma anche, come lo dimostra questa occasione, per quanto riguarda un importantissimo comparto produttivo che è quello agroalimentare, quello enogastronomico. Abbiamo un settore di eccellenza, questa per noi è una grandissima vetrina, speriamo che oggi possa esserci anche qualche bella sorpresa per il nostro territorio. Sicuramente già questa opportunità di presentarci ad centinaia di giornalisti e di esperti del settore provenienti da tutta Italia, da diversi paesi del mondo, per noi rappresenta un grandissimo risultato. Diciamo che oggi parte un percorso che ci vede legati ad altre realtà, tra le quali Parma, porta Piacenza al centro, sicuramente un cambio di rotta importante che questa amministrazione ha voluto consapevolmente, con convinzione, promuovere e sostenere. Quindi non si esclude che da questa giornata possano seguire poi altri momenti. Però un percorso in divenire, del quale innanzitutto l'amministrazione, ma poi tutto il territorio, deve essere all'altezza. Sono certo che Piacenza ha tutti i requisiti per essere ben oltre l'altezza.